Buonasera ragazzi, questo video direi che possiamo utilizzarlo, interpretarlo come una piccola vista panoramica su questa linea, una linea a cui sto lavorando da anni, che si chiama Trains World Health Technology, in inglese perché sappiamo che Trains Internazionale, nonostante avrà l'username anche per gli italiani, in quanto io sono italiano rigorosamente, devo farlo anche in inglese. Se mi metto a parlare in inglese io già sono negato, perciò figuriamoci, il video ve lo faccio in italiano, vi accontentate. Allora, questa, perché innanzitutto una piccola panoramica sul nome. Transworld perché ho intenzione di fare un, chiamiamo, panoramica generale sul mondo di trans, su tutto lo scenario che puoi avere e sulle, come anche dice la seconda parte del nome, sulle tecnologie. Sulle tecnologie io mi riferisco alle industrie, da quelle passeggeri a quelle cargo. In questo momento stiamo visualizzando sì, ecco, il deposito dei Maglev, treno che sfortunatamente di default su Trains 12 la linea sarà costruita lì principalmente e non sul 2009 o 2010, anche perché sul portatile dove ho il PC più potente è installato solo il 12, perciò sull'altro, se metto a usare certi scenari, mi manda a fuoco il paese direttamente. Questa, la linea avrà, vedo se riesco poi a mettergli i nomi anche in italiano, perché sennò bisogna accontentarsi dell'inglese in quanto è la lingua internazionale. Attualmente c'è solo un convoglio che uso per fare le prove, e ecco, una cosa che troveremo rigorosamente sono helipad, in quanto sono un amante della visione, e questi telescopi chiamati, eccolo che arriva, radiotelescopio soccorso VLA, e la stazione satellitare, scusate, eccola qui, satellite station. Ok, ci possiamo, una linea ancora in costruzione, perciò uscirà fra un bel po' la versione finale. Intanto caricherò queste versioni intermedie per così vedere e dare un'occhiata anche voi su quello che potete trovare. Come ho detto, troveremo spesso queste antenne satellitare. Questa, diciamo, è la prima stazione della linea Maglev. I dettagli non sono ancora molto curati e chiamiamo una beta, se vogliamo dire. E questo, diciamo, è il grande scambio che dilandra verso miniere, spiagge, queste cose qua, mentre di qui andrà poi in futuro all'aeroporto. Adesso c'è solo questa montagnetta e la linea si interrompe qui, perciò non provatela, ve lo sconsiglio vivamente. Gli scambi di default sono già impostati per farvi andare sull'altra, che anche quella è incompleta però. Allora, piccola curiosità, considerando che per accorciare anche i tempi in modo che si possano gestire i treni in Maglev, ha linee chiuse in modo che se arriva in fondo non deraglia, nella versione finale si intende, e viaggerà sottoterra anche per semplificarci la vita. Naturalmente questa è una cosa che io ho già fatto, sono i limiti e le piattaforme, quelle le ho già messe in modo che se uno vuole dare il comando al computer di andare, almeno non deve più seguirlo. Il Maglev è la lineetta blu, come credo sappiate, e ha un centro, diciamo, di scambio proprio qua sotto, eccolo lì, potete vederlo in questo caricamento lento del gioco, potete vedere che qui sotto ci sono, ecco, non c'è più, peccato. Questa, diciamo, è, lo uso come, io lo interpreto come centro militare, sì, anche se il traffico non c'entra molto, ma vabbè, sappiamo com'è, la fantasia vola. Ha fantastica antenna. Per esempio i telescopi non ne ho ancora messi, e devo metterli, se no non. Ah, vediamo un po'. Credo che questa locomotiva la conosciate, fa parte di un film molto famoso per chi interessa, la ferrovia, Unstoppable del 2010, secondo me è un gran bel film. Qui abbiamo più dettagli su alcune navi, modelli esportati da SketchUp, che non sono miei, lo ammetto, però li ho riadattati per consentire la corretta esportazione. E soprattutto gli ho messo le luci e sono in lavorazione solo in night mode perché è soggiorno e ci sono luci accese. Fra qualche giorno, nel prossimo aggiornamento che faccio, questi modelli saranno anche per il 2009 base, perché questo forse sono 2009 Service Pack 2, e in modo che abbiano anche il night mode, in modo che sia più realistico. Adesso diciamo la verità, non so bene perché queste cose abbiano luci accese.
Non puntate sulle animazioni perché non sono così bravo e per adesso bisogna accontentarsi. Come stavo dicendo, il nome appunto della linea è Alt Technology, quindi si basa sull'elettricità principalmente questa linea. E beh, considerando che il reparto è militare, troveremo spesso questi cancelli automatici. Se arrivate seguendo il limite, nessun problema. Se lo superate di un bel po', rischiate che il cancello vi abbandoni a metà. Perché la ferrovia manca? Mi sono perso un tocco per strada. Ah no, non l'ho ancora completata, proprio a modo diretto. Vabbè, giustamente è da un po' che non lavoro questa tratta e quindi può darsi che questa parte non sia completata. Scusate la voce, ma ho un'allergia, mi ho beccato questi giorni e quindi mi sento mezzo morto. Poi anche i vaccini, ho beccato una giornata fantastica. Dai che non arriviamo più, scusate, facciamo prima a far così. Ecco, a proposito, questa parte qua è la parte ferroviaria, che qua a quanto pare non si vede, è la parte ferroviaria proprio per i treni, e questa è la parte per i maglev, che è sotterranea e non si vede. La vedremo più avanti. Adesso eccola qua, la maglev gira, la vedremo sbucare qua e questa sarà la linea che porterà il maglev a una spiaggia che farò in futuro. Adesso finirebbe solo fuori dal mondo e c'è la via Tempone di dietro, ma vabbè. Questa parte qua invece è relativa a una miniera, non è mia, l'ho presa dalla linea Highfield 2, sempre per TS12. Relativi a Stappable, credo riconosciate anche questa locomotiva, la 1206. Adesso scusate il caricamento lento, che questo è un modello fatto da un giapponese, un Uso 800 si chiama, la nickname, io dico, non so il nome vero, però aveva dei seri problemi e l'hanno fatto un altro, l'ha ricaricata, però aveva, non, secondo me non rispettava la realtà, quindi io l'ho ripreso ulteriormente, ho aggiunto alcuni dettagli alle texture e le ho reso, ho cambiato i suoni e robette così. Come stavo dicendo, la miniera non, no, innanzitutto sull'originale linea era di sabbia o terra, non lo so. Io l'ho fatta di carbone perché non mi serve la terra, non posso alimentare la centrale elettrica a terra, scusatemi. Quindi ho dovuto farla di carbone. Poi anche perché se avessi provato a farla io, questo fantastico macchinario che è una scavatrice, mi ha molestato la rapida. Questa parte qua è la 2. Ci sono comunque qualcosa come 40 parti, di assemblarla tutta diventiamo matti, perciò ho preferito evitare. Ho cambiato la miniera perché di default era quella originale di Trains, la proprio miniera, chiamiamola così. Come ho già detto in anticipo, l'helipad ne troveremo parecchie, anche di questi cosi, dopo tutto è tutto tecnologia e tutto insieme. Queste torrette, diciamo, sono una specie di controlli per tenere d'occhio i treni, e infatti lì dentro ci saranno poi le telecamere in seguimento, se voi viaggiate di telecamere avrete la visuale dinamica. Eccola lì, una di quelle. Come ho detto, la linea è in costruzione, ci vorrà ancora un bel po' prima che sia pronta, perciò troveremo giusto qualche parti abbastanza fatte bene e altre parti fatte di piena griglia che la guardiamo e diciamo perché. Adesso ci stiamo dirigendo verso il centro, il cuore di questa linea, la parte dove viene prodotta l'energia elettrica, quella che al mondo d'oggi senza di lei computer non vanno, perciò neanche i treni, se faccio tutto il resto. Come dicevo, i telescopi non possono mancare, e se qua viene nebbia ambiente mi fa causa, perché come potete notare c'è un po' di fumo e roba varia, fra un po' che il sole è oscurato, come potete notare. I cancelli sono automatici anche qua, basta che non, scusate, mi cadeva il portatile, basta che non arrivate a 200 km all'ora, se no dite, neanche il cancello dice stai fuori, tanto non ti faccio passare. Come detto, l'helipad non posso mancare. E praticamente ho messo un po' di ciminiere in più rispetto all'originale. Ben una, due, tre, quattro, quattro lì, più 5, 6, 7. Cioè, 7 cose che succhiano carbone così, perché vedete di farcelo arrivare, se no l'effetto fumo svanisce. Ho aggiunto anche qualche dettaglio per renderla un po' più, come si suol dire, simpatica e stimolante, perché sennò era tutto piatto. Ad esempio, queste sono un metanodotto e per trovare, adesso non ho ancora lineati,
la beta, chiamiamola così, tutte queste belle valvole, e ho deciso anche di variare un po', fare anche qui qualche dettaglio in più, come questo bel camion dei vigili del fuoco, non di un portoghese, nickname Ariel, bello per le animazioni. Mi dispiace, in realtà non è proprio, è di un aeroporto, l'aeroporto di Francoforte, ma vabbè, lo adattiamo. E questo resto del tipo, non mi ricordo, non so se è di default in 1312 o qualcosa, se non che NRMN, è interessante, potete notare che sta chiamando alla radio e poi Gerardo sta, fa segno con la mano di venire, in quanto segnala la fuga di gas e l'incendio alla valvola, a questa valvola, perché qua siamo di un metanodotto, se salta qua facciamo peggio del Big Bang e facciamo un nuovo mondo proprio. Distruzione di massa. Le varie parti che ho fatto vedere. Ecco, mancava l'ultima parte, giusto relativa a torniamo al reattore nucleare, la parte militare. Sì, per quanto volete, sto computer non è un alien, perciò questi lag mi dispiace, ma dovete accettarli. Questa è una parte nucleare, come vi ho detto prima. E la domanda è, c'ho qualche scoria, perciò dov'è che andiamo a smaltirle? Seguiamo la linea che è anche qua, come quella per i magma sotterranea, passa sotto il mare. Adesso ho fatto lo zoom, se no, se è troppo lunga non ci arriviamo più. E riemerge su questo isolotto, che anche questa è un'altra linea. Io ho fatto giusto i dettagli tipo queste texture. Ah, scusate, sta per venire a starnutire. Questa è la parte di controllo, in quanto comunque non sono smistamento scorie nucleari, non possiamo far accedere chiunque, perciò ci sono un po' di cancelli, qualche torre stile Berrea in Afghanistan, doppie mura addirittura, senza considerare l'ulteriore lì che sembra quella dei campi di concentramento, anche qua doppio cancello, la nostra fantastica amica helipad con luce, aspettate che vi cambio l'ora così potete notarlo, eccolo qua, i lampeggianti delle 6, 2, 3, 5, 7, 9, non sono bravo a contare, non mi interessa. Tutte le luci, anche quelle dettagli aggiunti da me. La parte, questa qua, come ho detto, l'isolotto non era mio, io ho aggiunto questi dettagli alle strade, le macchine anche sono mie, sono dei miei modelli, sono di default, mi sembrava un po' triste. Un altro motivo perché ho preso questa tratta e non l'ho fatta io è perché io non riesco a realizzare questo parte qua, com'è che si chiama, ecco, AKV, che sarebbe la parte nucleare, e nell'hangar la parte sotto. Io non riesco a farla e l'effetto montagna mi piaceva molto, perciò ho deciso di prenderla questo. Scrivendo naturalmente nella descrizione che non sono mie né questa parte né la miniera, perché non voglio prendermi meriti di cose che io non ho fatto, giusto adattato. Che altro dire? Credo che vediamo un po' panoramica dall'alto. La cosa l'ho fatta, l'attore l'ho fatto, la parte magra l'ho fatta. Direi che qui possiamo andarcene a dormire, perché quando sto facendo sto video è sera, e direi che possiamo andarcene a tranquillamente. Avete altri video voi o io a dormire, perciò vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, bye, The Filax.